Scusate per l'attesa, ma c'erano impegni, c'erano treni che dovevano arrivare, non tutti insomma sono riusciti ad arrivare all'orario prestabilito. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro incontro, questo incontro della CGIL sul caporalato. Il tema, come ben sapete tutti, è abbastanza d'attualità, complesso, si presta anche a varie letture ultimamente, e qui questo è un incontro che ci aiuterà a capire innanzitutto come un sindacato, un grande sindacato come la CGIL intende affrontare le ultime novità anche in relazione alla nuova legge sul caporalato, come intende da un piano anche politico sindacale arginare il problema del caporalato, costruendo una proposta che si renda, che sia comprensibile e soprattutto che sia efficace sul piano pratico. In una provincia come quella di Foggia, che può essere definita una provincia laboratorio, tra un po' qui comincerà un'altra campagna agricola, per certi versi è già cominciata, forse non si è mai interrotta, perché comunque nei campi qui si coltiva sempre un po' di tutto, quindi però il grosso della manodopera, come sappiamo tutti, arriverà tra un po' per la campagna del pomodoro, e quest'anno ci saranno delle nuove regole, ci sarà un nuovo sistema per affrontare la tematica, un sistema che naturalmente spaventa moltissimo le imprese agricole, gli imprenditori, spaventa perché la legge è abbastanza restrittiva, lo sappiamo tutti, è una legge che prevede misure mai prima individuate dal legislatore per combattere una piaga così importante e significativa. Io, prima di passare la parola ad Antonio Gagliardi, io innanzitutto mi presento, sono Massimo Levantaci dalla Gazzetta del Mezzogiorno, mi occupo di problemi legati al fenomeno migratorio e economico in senso più largo del termine di questo territorio. Prima di passare la parola ad Antonio Gagliardi, che ci farà l'introduzione di questo nostro convegno, che è il segretario generale della FLAI Puglia, ecco, io così farei una domanda che è un po' anche un interrogativo rivolto soprattutto agli addetti ai lavori, a chi opera sul campo e a chi usufruisce di questa manodopera. Innanzitutto il caporalato, o meglio il lavoro bracciantile, la manodopera legata ai migranti soprattutto, è un problema ancora o è un'opportunità per questo territorio e così anche per tutti gli altri territori dove il lavoro, ormai il bracciantato legato ai migranti esiste e opera? Ecco, perché penso che l'approccio debba essere questo ormai, considerare se il problema verrà ancora considerato appunto come in quanto tale appunto una problematica da risolvere, probabilmente nemmeno la nuova legge riuscirà a mettere insieme qualcosa di buono. Se invece il problema non è, viene ribaltato e la questione viene considerata appunto come una risorsa per il territorio, allora a quel punto per le aziende agricole, per tutto il sistema nel suo complesso, e qui ci metterei anche la grande distribuzione del mercato naturalmente, allora a quel punto forse si riuscirà ad affrontare meglio la situazione. Bene, non vado oltre, anche perché il tempo stringe, la parola ad Antonio Gagliardi, di segretario generale della FLAI CGIL Puglia, prego. Grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Io ovviamente mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti per essere qui intervenuti numerosi. Io abbiamo scelto questo luogo simbolo, è uno dei luoghi simbolo che nella provincia di Foggia ovviamente è riferimento su dinamiche che sono legate proprio all'attività agricola e quindi anche alla presenza non solo di lavoratori locali ma anche di tantissimi lavoratori stranieri. E ci ritroviamo a parlare di caporalato ancora una volta, di sfruttamento lavorativo in agricoltura. Io voglio subito dire che qualcuno ha provato
a dirci che siamo anacronistici. Qualcuno ha provato a dire che noi argomentiamo questioni che non esistono, peraltro evidenti oltretutto. Altri ancora hanno provato a dire che l'interposizione di manodopera in agricoltura risulta funzionale all'economia aziendale, quasi fosse un'ancora di salvezza per poter impattare la dura legge che governa le regole del mercato globalizzato. E non risulta ovviamente trascurabile anche la pretestuosa accusa rivolta al sindacato perché veniamo accusati di essere responsabili di sporcare l'immagine di un territorio, l'immagine dei prodotti agroalimentari e quindi essere, come dire, impedimento ai circuiti turistici nazionali ed internazionali. Io penso che in questo marasma noi invece continuiamo a dire e a pensare che il lavoro nero, lo sfruttamento, il caporalato in agricoltura sia una vera e propria piaga sociale. Quindi è una vergogna che in un paese civile, tra le altre cose, si debbano sentire queste cose. Io, proprio in riferimento a quello che si diceva poco fa, anche la grande distribuzione organizzata che adesso ci ha infilato anche la M e sta per Moderno, quindi la GDMO, ha una sua responsabilità e sento di dire anche questa cosa: noi siamo a fianco di tutti coloro che volessero intraprendere una battaglia di un certo tipo, e cioè capire dove gli anelli deboli di tutta la filiera possono essere sostenuti attraverso degli interventi concertati, concordati. E allora tutto ciò noi lo diciamo in occasione, non lo diciamo ovviamente in occasione di una tragedia, lo diciamo continuamente, anche perché abbiamo la consapevolezza di una dimensione in cui esistono comportamenti e intrecci ed interessi che vanno contrastati secondo noi con comportamenti ed interessi opposti. Ora, noi già nelle settimane scorse abbiamo lanciato delle proposte che sono in linea, secondo la nostra visione, di quanto è contenuto nella nuova legge numero 199 del 2016, conosciuta meglio con il nome di legge contro il caporalato. Sono delle proposte che ovviamente vanno a sottrarre dei servizi, chiamiamoli così, che sono offerti da coloro che pensano di sfruttare la manodopera in agricoltura. Servizi quali il trasporto, la possibilità di agevolare, quindi di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la possibilità anche di garantire ai lavoratori stranieri, ai lavoratori extracomunitari che si avvicendano nelle nostre campagne, soprattutto nei periodi delle grandi raccolte, la possibilità di individuare luoghi di accoglienza, ma che siano veri luoghi di accoglienza e non come capita spesso vedere in questa, soprattutto in questa provincia, ma non solo nella provincia di Foggia, ma spesso in tutto il territorio pugliese e anche fuori il territorio pugliese, vedere lavoratori accolti in modo parziale, diciamo così, proprio per utilizzare un eufemismo e per essere troppo buoni. Accogliere ed integrare i lavoratori è un obbligo che noi, che un paese civile deve in qualche modo avere. Quindi le proposte che noi abbiamo lanciato hanno ovviamente un supporto logico di carattere anche economico, perché ci sono delle misure di carattere economico che si possono utilizzare e quindi sostenere questo tipo di proposta. Non a caso è possibile attraverso le misure previste dal FEST per l'autotrasporto, per il trasporto locale, avere la possibilità di poter sostenere e quindi calibrare in modo mirato il trasporto per i lavoratori agricoli che si spostano da un luogo all'altro. Noi lo abbiamo definito trasporto a chiamata, dare la possibilità alle aziende agricole di poter richiedere
dove, quando e perché hanno la necessità di poter utilizzare manodopera agricola e in quel modo avere quindi la possibilità di poter agevolare questo tipo di impegno e di servizio. Pensiamo anche che sia possibile con un impegno diretto che può assumere la Regione, perché nel sistema di riordino dei centri per l'impiego la Regione Puglia alloca delle risorse che possono essere utilizzate per strutturare degli uffici particolarmente vocati a garantire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quindi la possibilità di poter costituire attraverso le cosiddette liste di prenotazione l'elenco di lavoratori agricoli che si possono ingaggiare, assumere per le attività in agricoltura, e quindi anche la possibilità di poter avere una lista di aziende agricole dove gli imprenditori, dove i titolari di queste aziende si possono rivolgere a questo ufficio, e quindi non avere l'alibi del cosiddetto caporale per poter garantire la manodopera giornaliera. Quindi recandosi in questi luoghi, chiedere ovviamente attraverso un lavoro strutturato che dovrà compiere in qualche modo il centro per l'impiego, avere la possibilità di assumere manodopera. E questo lo si può fare, come dicevo, perché ci sono delle risorse economiche che si possono destinare a questo tipo di servizio. Infine abbiamo anche l'idea di come poter garantire l'accoglienza e quindi l'integrazione a tanti lavoratori stranieri che sono sul nostro territorio. L'idea del ghetto, anzi io eliminerei proprio il termine di ghetto, perché non è possibile continuare a ragionare di accoglienza di lavoratori quando poi vengono ghettizzati, tutti questi lavoratori vengono ghettizzati. La possibilità di poter individuare nei centri abitati abitazioni dismesse oppure luoghi di proprietà dei comuni da ristrutturare, da adibire ad abitazione o a strutture di accoglienza per tanti lavoratori stagionali. Quindi in linea di massima questo è la proposta che noi già da qualche settimana abbiamo lanciato ed intendiamo proseguire su questa strada, perché noi chiediamo alle istituzioni e a tutti coloro che possono in qualche modo e devono ragionare di questi argomenti, lo si debba fare tutti insieme trovando un sistema concertativo. Io mi fermo qui dicendo solo una cosa: la legge numero 199 è una legge che noi abbiamo definito una legge di civiltà, e pensiamo che le aziende agricole, quelle serie, e sono tantissime, io lo posso dire, sono tantissime le aziende agricole che sono serie e che quindi affrontano le produzioni, l'attività stessa dell'azienda in modo sano, in modo corretto, in modo civile. Queste aziende da questo punto di vista, quindi rispetto alla legge 199, non hanno assolutamente nulla da temere. È strumentale tutto ciò che viene detto quando si dice che questa legge mette in difficoltà le attività delle aziende agricole. Chi teme questo vuol dire che non rispetta la legge. E se c'è un imprenditore che pensa di potersi garantire il servizio del caporale, vuol dire che siamo su pianeti completamente diversi. Noi crediamo, e lo ribadisco, che il caporale non possa essere la figura a cui fare riferimento. Perché il caporale, sappiamo, conosciamo le dinamiche, sfrutta i lavoratori, si fa pagare per poter intermediare la manodopera, quindi non può essere questa la soluzione. La soluzione è quella di poter dire agli imprenditori e alle aziende agricole: iscrivetevi alla rete del lavoro agricolo di qualità, perché attraverso questo strumento noi possiamo governare, avere una governance nell'ambito delle attività agricole, e quindi valorizzare tutto ciò che l'agricoltura produce, soprattutto in Puglia.
Voglio ricordare che nel 2016, soprattutto per quanto riguarda l'export, l'agricoltura ha generato un più 6%, siamo al di sopra della media nazionale di 2 punti percentuali, quindi significa che l'agricoltura, l'attività primaria produce reddito e produce prodotti di qualità, soprattutto in Puglia, che devono essere ovviamente valorizzati. Questo noi pensiamo che si debba tradurre in redistribuzione del reddito per gli addetti, quindi non solo le aziende agricole che devono fare giustamente profitto, ma è anche giusto che gli addetti del settore possano in qualche modo garantirsi un reddito dignitoso. Il reddito dignitoso per noi è riferito al contratto nazionale, al contratto provinciale e alla retribuzione e al salario che è previsto dai contratti. Benissimo, grazie. Prima di andare avanti, una comunicazione di servizio. Io qui ho qui una patente dei documenti di Nicola Borrelli, che evidentemente li ha persi, sono qui se vuole venirli a ritirare. Adesso. Ah, li avete voi. Allora, prego. Andiamo avanti con il nostro convegno. Adesso è il turno di Sergio Giovagnoli, che è del presidente della nazionale dell'ARCI, oltre che portavoce nazionale della campagna Coltiviamo Diritti. Magari se il microfono lo facciamo passare da questo. Ah, ecco, c'è lì, perfetto. Prego, lei la parola. Sì, sono dell'ARCI, non sono il presidente nazionale è Francesca Chiavacci. ARCI. E sono portavoce di questa campagna che si chiama Coltiviamo Diritti, di cui fa parte la FLAI CGL, la CGL, l'ARCI, la Legambiente, Slow Food, PARSEC, l'AIAB, che è un'associazione di coltivatori di agricoltura biologica, e tante strutture minori che sono impegnate a vario titolo su questo tema dei diritti del lavoro in agricoltura, dei diritti dei migranti e anche sul tema della, diciamo, del consumo critico. C'è anche la rete dei gas, dei gruppi di acquisto solidale. Allora, in poche parole, oltre a portare il saluto e a ringraziare la CGL per questa opportunità, per questo invito, un saluto a tutti i presenti, ai fratelli e amici del sud del mondo che sono qui con noi. Due parole per spiegare perché questa campagna, perché delle associazioni più o meno affini con mestieri diversi come l'ARCI, la Legambiente, Slow Food, cioè quelli che ho richiamato, c'è anche l'associazione dei giuristi con cui stiamo organizzando insieme alla FLAI per il 20 un seminario nazionale proprio sulla legge per capire lo stato di attuazione, le criticità, i punti che ancora a nostro giudizio non sono stati correttamente applicati o magari anche carenti dal punto di vista anche della formulazione. Dicevo, perché ci siamo messi insieme ormai 2 anni fa? Sulla scorta di un'esperienza comune, ognuno per la propria strada. L'ARCI e la CGL sono ormai più di 25 anni che ci incontriamo nelle piazze, in luoghi come questi, per difendere i diritti dei lavoratori migranti, facendo mestieri diversi, perché l'ARCI si occupa di cultura, di attività ricreative, di diritti civili, di diritti sociali, e la CGL lo sapete meglio di me quello che fa. Però abbiamo pensato che rispetto a questa vicenda c'era innanzitutto, da diversi punti di osservazione, la necessità di uno scatto morale, etico, perché non è possibile che in un paese civile, democratico come l'Italia, un paese europeo, si possa assistere passivamente alla normalità di una condizione di sovrasfruttamento e di lavoro paraschiavistico per centinaia di migliaia di persone. Centinaia di migliaia di persone che arrivano in Italia, sappiamo in quali condizioni, e che fanno parte di una comunità più larga di ormai 5 milioni di cittadini che per esempio non hanno diritto al voto, non possono partecipare a decidere le sorti e la gestione di questo paese. Però quindi un primo aspetto è questo, il fatto che nel dibattito pubblico, basta pensare anche a quanto è stato tormentato l'iter per arrivare all'approvazione di questa legge di cui stiamo parlando, basta pensare al fatto che noi l'anno scorso a maggio abbiamo fatto la prima assemblea nazionale e proprio in quel giorno veniva
pubblicizzato il protocollo tra i ministeri dell'agricoltura, dell'interno e le regioni, che doveva prevedere un intervento straordinario in 7 città dove c'erano queste condizioni di lavoro particolari, con degli interventi che noi abbiamo condiviso, perché si parlava di accoglienza, di assistenza, di trasporto, tutte quelle cose che stiamo rivendicando da tempo, e anche quello è rimasto lettera morta. Quindi abbiamo cercato di capire come sostenere i diritti e le lotte che innanzitutto il sindacato porta avanti, ma anche le comunità locali, penso agli enti locali, a tante associazioni di volontariato che stanno nei territori, e fare sì che questa dimensione di queste lotte abbia una risonanza più grande, perché un primo problema è proprio questo, è il tentativo di nascondere, di ridimensionare, di dare meno spazio. Non so se avete fatto caso, in questi giorni, nel giro di 2 o 3 giorni sono uscite fuori tutta una serie di notizie su delle violenze, per carità, gravissime nei confronti di donne che non volevano indossare il burka, mariti o padri che hanno tagliato i capelli alle figlie o hanno picchiato le mogli, una cosa bruttissima, non c'è dubbio. Io credo che però non è un caso che ciclicamente vengano fuori notizie di quel tipo e abbiano quel tipo di risalto, mentre invece delle violenze sistematiche, quotidiane, conosciute, diffuse, che durano da anni, vengano sottaciute e vengono alla ribalta soltanto di fronte alla morte di persone, come è successo nelle epoche, qualche mese fa, anche in queste realtà. Allora c'è un problema sicuramente di informazione, c'è un problema di sensibilità, e noi il lavoro che vorremmo fare in poche parole è questo: da una parte presidiare insieme al sindacato i diritti nei territori, quindi le vertenze sul lavoro e i diritti anche di cittadinanza, e dall'altra provare con la pluralità di questi soggetti che ho nominato, pensate per esempio al ruolo importante che può avere un'associazione come Slow Food che si occupa di cibo. Lo slogan di Slow Food è bellissimo, dice cibo buono, sano e giusto, e dove il giusto sta per giusti diritti per chi produce quel cibo, e noi dobbiamo mettere in connessione questi due mondi, il mondo del lavoro e il mondo dei cittadini che consumano, perché queste persone che stanno a fianco a noi non producono un prodotto qualunque, non producono sedie, tavolini o automobili, producono prodotti alimentari che vanno sulla tavola, sui piatti di ciascuno di noi. E allora, siccome fortunatamente in questi ultimi anni sta aumentando la sensibilità sulla qualità di quello che mangiamo, bisogna aumentare la sensibilità anche su come è stato prodotto quel piatto di verdure, di pasta, di riso che sia. Se questo è un obiettivo molto ambizioso, io credo che però è una sfida da accettare, perché non possiamo lasciare solo né queste persone, i nostri amici, fratelli migranti, né tantomeno il sindacato. Sappiamo che è una lotta durissima, abbiamo visto rispetto alla legge come a un certo punto sembrava che ci fosse un animismo, abbiamo avuto contatti, abbiamo fatto un incontro in Parlamento proprio in quei giorni, ci è stato detto l'abbiamo blindata dal Senato alla Camera che passasse senza essere ritoccata, però poi subito dopo abbiamo avuto poi quella settimana scorsa la manifestazione di un gruppo di agricoltori che invece l'hanno contestata con argomenti molto tristi, molto brutti, che razionalmente non hanno veramente, come si dice, né capo né coda, perché non hanno conclusione. Loro dicono così non è possibile, va bene, date un'alternativa. Qual è l'alternativa? Continuare col lavoro nero e con lo sfruttamento? Questa non è un'alternativa. Se si tratta di contrattare, si tratta di mettere in discussione la lunghezza della filiera, la presenza delle mafie che gestiscono una parte della filiera di distribuzione dei prodotti, della logistica, tutto questo si può fare con un patto di cittadinanza, con i lavoratori, con il sindacato, con le forze sociali, con gli stessi produttori sani che credono a questa prospettiva. Ma dire semplicemente che non funziona, che non va bene sanzionare chi non si comporta bene, non può essere una risposta. Ecco, per fare questo noi molto umilmente abbiamo cercato di mettere insieme queste nostre forze, vogliamo avere uno sguardo che vada oltre la contingenza, sappiamo che sarà una lotta di lunga durata perché il caporalato non è nato oggi, non è nato ieri, però mi viene da pensare, mentre sentivo il compagno che parlava, di vederla un po' anche così, no? Rispetto ai decenni passati, a come alle forme anche storiche che ha avuto questo fenomeno in diverse parti, soprattutto del sud,
le cose sono molto cambiate. Oggi tutti noi qui abbiamo in mano dei telefonini con cui leggiamo, scriviamo, telefoniamo, mandiamo fotografie, video, possiamo consultare giornali, eccetera. Possibile che non possa esistere un'applicazione che mette in comunicazione chi ha bisogno di lavorare con chi ha bisogno di manodopera? Possibile che non ci sia, come dire, una forma elementare di sostegno, di intervento per far incontrare bisogni diversi? Cioè, non è questo il problema. Il problema probabilmente sono altri interessi che sono raggrumati intorno a delle forze che sono conservatrici e si ostinano a respingere qualunque cambiamento. E su questo noi vorremmo fare la nostra parte e appunto continuare a stare dalla parte dei nostri amici migranti e del sindacato che li sostiene. Grazie. Grazie. Adesso noi facciamo giusto un break perché c'è Buba che ci farà una sintesi per i nostri amici non in lingua italiana di quello che è stato detto finora. Speaking English, everybody understand. Well, I'm speaking French, everybody understand. Because many people don't understand Italian language. Okay, sorry, please. Okay, the problem for today, I think the first is the people for work, the working position. Second, before, so I don't have document before, I'm thinking so I don't have the document, you don't have right for work. This is the problem. Second, many people, document is blocked. But I'm thinking these people, you don't want the Caponero work, because Caponero work is not good for you, it's not good for government. Everybody want to understand this one. Second, you know, here, everybody you have your right, anything you need for talk, you don't disturb anybody. Now, it's okay, this year, I think everything is changed. It changed everything. Now, you don't want to Caponero. Second, you don't want to work with somebody, you don't pay your money, you don't pay you good money. Everybody want to understand this one. Now, you want to find how you want to help for the people for half maybe document, how you want to have for work, you pay the tax. I'm thinking this is good for everybody. Okay, thank you very much. I want to speak French. Everybody want to understand. Sorry, mon frère. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas italien. Bon, comme on a parlé anglais, je pense qu'on va parler français. Maintenant, cette année, on dit le travail, il ne veut pas les Caponero. Les Caponero, là, quelqu'un qui fait Caponero, c'est bon, tu vas laisser. Maintenant, nous, c'est vrai, on a beaucoup de gens qui travaillent sans document, ils travaillent aussi. Bon, avec le capot, 2,50€, 3€. Bon, ça, si on n'a pas fait ça aussi, on ne peut pas manger. C'est mieux, tu vas aller voler ou bien tu vas aller arrêter la route pour demander. Je pense que ça, c'est pas bien. Maintenant, bon, comme nous aussi, on va les demander, bon, comme il n'a qu'à nous aider. Parce qu'on n'a pas de force. Parce que ici, là, si tu n'as pas de papier dans ta main, tu n'as pas aucune force. Maintenant, on va voir comment on va parler avec eux. Comme maintenant, c'est commencé. Bon, je vous dis merci aussi avec le respect. Bon, ok, merci. Merci. Adesso passiamo ai nostri interventi istituzionali. Abbiamo per il comune di Manfredonia l'assessore alle politiche sociali Noemi Frattarolo. Ricordiamo che appunto noi siamo in territorio del comune di Manfredonia, anche se Borgo Mezzanone ha questa caratteristica di essere, come dire, un territorio di mezzo, no? È il territorio di Manfredonia ma è più vicino a Foggia. In realtà ha sempre scontato un po' questa difficoltà a farsi, ad essere, come dire, ad appartenere ad uno o l'altro dei due comuni. Però oggi abbiamo qui l'assessore alle politiche sociali, falle la parola, prego. Grazie, buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui. Ho una grande rappresentanza del comune di Manfredonia, tanti che lavorano con noi e che ho scoperto qui tardi, hanno organizzato un pullman e vi ringrazio, sono tanti. Ringrazio, sì, una grande rappresentanza manfredoniana, che è una cosa bellissima, credo. Porto i saluti del sindaco innanzitutto, che oggi era impegnato e che quindi non è qui ma è a Bari, che sicuramente è impegnato anche in questa causa. Come lui, anche me, anche il nostro comune, anche i nostri servizi sociali.
L'ha appena detto, Manfredonia perché? Borgo Mezzanone è così distante, ma perché ci collegano tante campagne, questo è il territorio di Manfredonia. Manfredonia non è una cittadina piccola che conosciamo, con pochi abitanti, tanto carina il mare, ma è anche circondata da tantissime campagne e tantissimi agricoltori onesti, che lavorano e che permettono a tanta gente che è qui oggi di lavorare. Il problema reale è che va difesa l'una e l'altra parte. Noi per questo come servizi sociali ci siamo impegnati già in passato con un camper, che è un'unità di strada di controllo e che ci permette di monitorare il territorio e che quindi con dei volontari 2-3 volte a settimana gira un po' per ascoltare con vari soggetti che sono degli operatori sociali e quant'altro, ci permette di ascoltare i lavoratori e quindi in questo caso gli stranieri. Abbiamo anche in passato individuato dei soggetti che venivano sfruttati e li abbiamo indirizzati alla CGL e quindi ci sono stati dei casi risolti grazie ai nostri volontari. Inoltre abbiamo creato una scuola sociale, che era una scuola creata per i bambini di queste famiglie, che d'estate purtroppo, essendo chiuse le scuole, non hanno l'opportunità di vivere altre realtà se non quelle delle campagne con i genitori o distanti dai genitori, nel momento in cui i genitori vengono presi e portati a lavorare distanti. Noi non ci fermiamo, il camper sarà fatto anche quest'anno, necessiterà di alcuni aggiusti, chiamiamoli così, alcune modifiche, perché i soldi purtroppo non servono sempre e non bastano mai. Il progetto sarà sempre più ampio, però io ci tengo a dire che io mi auguro che con questa legge e con la vostra collaborazione si dia importanza all'una e all'altra parte, perché noi abbiamo bisogno di un lavoro sano, sicuramente sano, ma abbiamo anche bisogno di dare risposte, perché questa gente viene per lavorare e ha bisogno di un territorio che possa rispondere alle esigenze di ogni tipo. Automaticamente è giusto che noi perseguiamo il contrasto al caporalato, ma è anche giusto che diamo ottime risposte al nostro territorio. Io ascoltavo il rappresentante, il nome non l'ho compreso. Buba, benissimo, io parlo inglese e francese e l'ho ascoltato, quindi il problema, lui non ha tradotto quello che abbiamo detto, ma ha dato il messaggio così come doveva essere dato. È anche vero, lui ha detto lasciate queste persone e lasciate questo lavoro nel momento in cui siete sfruttati. È vero, però loro hanno bisogno di una risposta, non lasceranno mai questo lavoro se altrove hanno bisogno di mandare dei soldi, se altrove loro hanno bisogno di vivere, se hanno dei figli qui e hanno bisogno di soldi per vivere. Perciò io chiudo il mio intervento, che è breve, però potrei continuare all'infinito. Veramente diamo risposte, perché per noi è semplice dire contrastiamo, abbandoniamo e denunciamo. No, rispondiamo, siamo in tanti e possiamo essere in grado, almeno noi come Manfredonia siamo stati e saremo a disposizione, ma diamo risposte a tutti, compresi gli agricoltori, che veramente sono tanti e sono tanti buoni. Denunciamo gli altri, perché altrimenti effettivamente accade quello che ha detto Gagliardi, giusto? Che finiamo per finire in prima pagina e per dipingere la Puglia per quello che non è, o Manfredonia per quello che non è, perché ce ne sono tanti buoni, ma noi vogliamo lottare contro i cattivi, chiamiamoli così, però dando risposte ed essendo uniti. Da parte nostra tutta la collaborazione di questo mondo. Grazie. Grazie. Allora, se Buba vuole giusto una sintesi anche di questo, così poi abbiamo un contributo filmato subito dopo. Ok, sì. Oh, scusa, io voglio parlare con passa francese poco, dopo io parlare con italiano. Voglio passare con queste persone, ha bisogno passa poco documento per lavorare di campagna o per lavorare l'altro parte. Io passa questo meglio, perché senza documento non fai niente.
queste persone sono qui a lavorare, meglio, sono qui a lavorare, pensa, vai a rubare o vai al supermercato, fai, demanda aiuto, aiuto, no, per, no, tutte le persone vuole questo. Questo non va bene, meglio lavorare, c'è il documento lavorare, paga taxa, io penso questo è meglio, paga bigliettino, questo è meglio. Se c'è buono contratto, io penso questo è meglio. Ma senza documento, penso questo è niente. Ok, secondo, voglio pensare molte persone qua, documento è finito. C'è problema, fa cambiare questo documento, questo problema, molte persone c'è, voglio qua. Adesso passa CGL Arci aiutare qualcuno, poche persone, capisco? Fa cambiare il documento, ma noi abbiamo bisogno adesso di aiutare mano, aiutare poco, adesso lavorare come stato. Io passa così. Va bene, adesso non so chi, dovremmo vedere il video del presidente dell'Emiliano che doveva essere qui con noi oggi, ma come ben sapete per l'infortunio che gli è occorso qualche giorno fa è costretto fermo, comunque immobilizzato, non può muoversi, quindi ci ha mandato un video, un suo contributo su questa nostra manifestazione, ha risposto anche ad alcune domande che gli ha posto la CGIL a proposito appunto del tema di cui stiamo discutendo oggi. Bene, e questo è il messaggio del nostro governatore, del presidente della Regione Puglia. Non c'è dubbio che la Regione sia intervenuta per la prima volta in questa materia, che abbia comunque inciso in maniera abbastanza significativa sul sistema dell'accoglienza più generale e ora anche sul sistema del collocamento agricolo, almeno così come ha preannunciato il presidente della Regione Puglia. Però è anche vero, e qui c'è Maurizio Carmeno, segretario della CGIL di Foggia, che in questo dovrebbe anche avere dei dati, che questo è un territorio in cui esistono 5, 6, 7 ghetti forse. Quello del ghetto di Rignano era forse alla punta dell'iceberg, si è intervenuti su quello e, ahimè, dopo nemmeno un mese dalla cancellazione di quella realtà le baracche stanno riemergendo, stanno rinascendo. Nel frattempo alcuni migranti di Rignano sono venuti qui a Mezzanone, insomma il fenomeno, come vedete, è ancora abbastanza in progress, come direbbero gli inglesi. C'è però questa realtà, 340 migranti che sono ospitati a casa Sankara e nella struttura di l'Arena di San Severo. Ecco, che cos'è? È un piccolo esperimento, è una, come lo dice Emiliano, è qualcosa su cui credere davvero, oppure rischiamo anche qui l'implosione? Il microfono magari. Innanzitutto vorrei ribadire, lo accennava anche Emiliano, che in realtà il sindacato ha avuto un'azione di contrasto abbastanza forte rispetto alla pratica del caporalato. Risalgono agli anni 90 episodi in cui i nostri dirigenti sono stati minacciati, addirittura è stata incendiata una macchina, sono stata decapitata una busta con delle pallottole. Quindi sono anni che il sindacato, in particolare la nostra organizzazione di categoria che segue i lavoratori dell'agroalimentare, è in prima linea attraverso il sindacato di strada per svolgere un ruolo di supporto, di aiuto, di tutela rispetto ai lavoratori che sono vittime di questo sistema che diciamo è difficile da sradicare perché è abbastanza ramificato, complesso, non si evidenzia e non si individua con facilità, a meno che, come è avvenuto nell'ultimo periodo, non ci sia un forte impegno delle istituzioni. E questo va dato merito, ecco, alla Regione, che è intervenuta con decisione rispetto a questo problema,
ma adesso c'è bisogno della presenza dello Stato, perché l'agricoltura nella nostra regione, nella nostra provincia, è un qualcosa di importante, di preponderante dell'economia. Pensate che il 41% di tutte le aziende presenti in Capitanata sono aziende agricole. Significa che buona parte del nostro reddito si costruisce, della nostra ricchezza, del nostro prodotto interno lordo, si costruisce attraverso il lavoro dei campi, il lavoro agricolo. E noi non possiamo tollerare che buona parte di questa ricchezza venga depauperata attraverso pratiche illegali. L'evasione contributiva, l'evasione dell'IVA e tutto quel lavoro e quel commercio che viene fatto e che non passa per i canali ufficiali. Pensate che in provincia di Foggia ci sono 50.705 lavoratori che sono inseriti negli elenchi anagrafici, che sviluppano circa 3.700.000 ore di lavoro. Però ci sono moltissimi lavoratori che, caso strano, non raggiungono le 51 giornate, cioè quelle necessarie per poter dar luogo all'indennità di disoccupazione. E quindi questo significa che molto spesso non vengono riconosciute, non vengono denunciate tutte le giornate che i lavoratori, nella stragrande maggioranza lavoratori stranieri, questo accade per i lavoratori stranieri, non vengono riconosciute, non vengono denunciate. Quindi noi abbiamo bisogno di non avere un atteggiamento caritatevole. Certo, gli aiuti dello Stato, la normativa ci serve ad avviare un processo. Noi abbiamo bisogno di far emergere e dare valore al lavoro, di riconoscere il lavoro e una retribuzione dignitosa, perché con una retribuzione dignitosa a questi lavoratori si possono risolvere tanti problemi e non necessariamente bisogna ricorrere all'aiuto e all'assistenza pubblica quando si portano in emersione tutte queste situazioni che adesso sono preponderanti. Abbiamo dobbiamo svolgere un'azione importante proprio sul piano culturale, perché la propaganda che gira rispetto ai fenomeni migratori non è molto rassicurante. Parla molto alla pancia delle persone, mette in evidenza i rischi, dà dei messaggi negativi. Noi abbiamo bisogno invece di creare con le popolazioni un rapporto, di comprensione reciproca. Noi non possiamo pensare di scaricare sulle comunità e sui cittadini tutte le questioni rilevanti che riguardano l'immigrazione, perché sennò queste comunità si troveranno poi nelle condizioni di dover reagire. Noi abbiamo bisogno invece di creare appunto le condizioni dell'integrazione. Qui c'è bisogno quindi delle istituzioni, del ruolo delle istituzioni, dello Stato, di tutti i soggetti che devono fare la propria parte. Quindi dicevo, un fenomeno antico che inizia ad essere affrontato in maniera decisa, ma abbiamo fatto solo alcuni passi. Qui bisogna andare avanti, percorrere per intero la strada che ci è proposta e che ci è davanti. E abbiamo delle opportunità, perché oggi intanto abbiamo una legge che non è solamente una legge, quella contro il caporalato, la legge 199 del 2016, non è solamente una legge sanzionatoria, no, perché è una legge che stabilisce che il caporalato diventa un reato penale e che anche coloro che si servono del caporale
vanno individuati come diciamo colpevoli di questo reato. Quindi mi riferisco ai produttori che fanno uso di questo strumento illecito. Però è anche vero che c'è una seconda parte della legge che indica anche degli strumenti per poter emergere, per poter uscire da questa situazione. Quindi ci sono strumenti sia economici che legislativi che metterebbero nelle condizioni, basta volerlo, tutti i produttori e tutti coloro che vogliono fare legalmente l'attività, l'attività agricola, di poter avere comunque delle risposte. Poi rimane il problema dell'accoglienza, anche questo è un problema complesso perché abbiamo due tipologie di fenomeno: quello degli stanziali, di coloro che hanno scelto di vivere nella provincia di Foggia, che sono diciamo un fenomeno limitato e a cui comunque bisogna dare in una logica di integrazione delle risposte. Poi su questo abbiamo anche delle proposte. Poi ci sono quei 20.000 lavoratori che arrivano durante la campagna del pomodoro, delle diverse campagne, a cui va data altro tipo di risposta, che si fermano per poco tempo. Insomma, noi dobbiamo affrontare tre questioni fondamentali se vogliamo scalfire la modalità di intermediazione illegale del caporale. Abbiamo bisogno di risolvere il problema di far incontrare in maniera lecita offerta e domanda di lavoro. Abbiamo bisogno di garantire un trasporto che sia pubblico o privato, l'importante è che si muova secondo regole legali, pubbliche, con tariffe diciamo idonee. E poi abbiamo il problema dell'accoglienza, e questo vorremmo discutere nei tavoli prefettizi. E noi abbiamo intere aree della nostra provincia soggette a spopolamento. Ci sono 29 comuni del subappennino dove il 50% delle case non sono abitate, inabitate. Quindi occorre anche fare dei programmi di integrazione. Molti di questi lavoratori lavorano in quell'agro, in quei territori, quindi noi potremmo tranquillamente lavorare per poter diciamo creare le condizioni di popolamento di alcune realtà e di integrazione idonea, lecita, legale, non quella che si realizza nei ghetti, ma l'integrazione che invece si realizza diciamo secondo condizioni civili. Quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno anche di aprire un dialogo con i lavoratori italiani e con la comunità per far capire che lo sfruttamento dei lavoratori stranieri danneggia tutti, perché il mercato del lavoro viene a essere messo in difficoltà, il mercato del lavoro agricolo, quando si può confidare su diciamo una raccolta fatta a 2 euro a cassone. Finiscono per essere penalizzati anche i cosiddetti braccianti italiani. Noi abbiamo bisogno di elevare il livello dei diritti di tutti i cittadini, di tutti i lavoratori, in un discorso diciamo che guardi più che alla provenienza e alla nazionalità, guardi alle persone. Bene. Sì, insomma, Carmelo ha toccato la questione anche del lavoro, della retribuzione, che è un problema nodale appunto della questione. Io però lo chiedo a Gesmundo,
Presidente Emiliano, sì, adesso si appresta ad avviare questo nuovo progetto, questa foresteria, se l'è presa particolarmente con il governo, insomma per la situazione in cui ci siamo messi, però qualche messaggio elettoralistico, visto che siamo in piena campagna, forse l'ha lanciato Emiliano, secondo lei, in questo tipo di ragionamento, cioè la questione migranti, la questione caporalato, può essere, come dire, si può infilare anche nella campagna elettorale che sta conducendo il PD con il candidato Emiliano che si scaglia contro il governo, non quello attuale ma quello che c'era precedente, guidato dal suo principale antagonista, appunto Renzi, cioè si corre il rischio che certi messaggi vengano anche fraintesi, forse? Va bene, è una provocazione. Io intanto permettetemi di salutare e ringraziare tutti i compagni e le compagne della CGIL Puglia che oggi sono presenti qui e che ancora una volta hanno voluto garantire la loro presenza in un'iniziativa che è un'iniziativa regionale, che rappresenta per noi anche un modo di affrontare le questioni e un progetto di sviluppo della nostra regione. Siamo stati in tutte le province, abbiamo affrontato vari temi, che sono tutti temi legati allo sviluppo, sono tutti temi legati alla necessità e alla possibilità che esiste, se le comunità, quelle sane, si associano, stanno insieme e condividono un progetto, di migliorare le condizioni soprattutto delle persone, degli uomini, delle donne di questo territorio, del mezzogiorno di questo paese, perché e soprattutto le persone quelle più deboli, e qui ce n'è moltissime. Qui ce n'è tantissimo, qui c'è una grande esigenza di ricostruire una condizione di comunità che miri a riemergere, a riaccreditarsi, in maniera orgogliosa, perché c'è bisogno di conquistare diritti e c'è bisogno, come dire, di sentirsi affermati come uomini e come persone. Guardate, questa mattina mi hanno mandato una prima pagina di un giornale, la Puglia questa mattina è in prima pagina sul New York Times, uno dei più prestigiosi e importanti quotidiani al mondo. Non parlano però di una Puglia, quella che noi conosciamo, degli imprenditori, anche quelli virtuosi, quelli che si cimentano, una Puglia che si cimenta per poter rilanciare il mezzogiorno, di una Puglia che si cimenta rispetto anche alla possibilità di creare condizioni di sviluppo anche in settori importanti, penso alla meccatronica, penso all'aerospazio, questioni e aziende che sul nostro territorio insistono, di un mezzogiorno che non in modo caritatevole prova a riemergere, ma un mezzogiorno, quello della Puglia, fatta di tanti uomini e tante donne, di anche istituzioni importanti, di associazioni, di organizzazioni come la nostra, di imprenditori, che provano a riemergere, ad alzare la testa, a riaccreditarsi in una condizione di grande dignità sul panorama politico, istituzionale ed economico del nostro paese. No, parlano di caporalato. Al mondo oggi la Puglia, sulla prima pagina di uno dei più importanti quotidiani al mondo, si parla della morte di Paola Clementi, si parla di una condizione di sottosviluppo, si parla di una condizione attraverso la quale i produttori, tutti omologati in una condizione di sfruttatori, sfruttano gente, uomini e donne, giovani, per poter fare profitto, per poter vivere meglio alle spalle degli altri. Io mi vergogno di questa cosa. Io mi vergogno di questa cosa, io penso che noi dobbiamo ragionare di altro, dobbiamo trovare la forza di anche, come dire, riaccreditarci in termini di verità rispetto a quello che avviene su questi territori. C'è anche tanta speculazione, c'è chi ci scrive libri, c'è chi ci fa i film, c'è chi specula e vive intorno a queste condizioni, noi invece abbiamo bisogno di dare risposte. Io prima di venire qui abbiamo avuto l'opportunità, perché poi si parla di cose che bisogna conoscere, di stare qui nel primo ghetto, quello qui più vicino. Io penso che non possiamo rassegnarci all'idea che quella sia l'unica condizione possibile per poter garantire un'accoglienza a tanti giovani, a tante donne, a tanti uomini che hanno le capacità di poter dare di più anche ai nostri territori. Di poter dare di più, non soltanto in termini di lavoro di qualità, ma anche in termini di cultura, di poter dare di più in termini di accoglienza, di poter dare di più in termini di contaminazione, di poter dare di più in termini di evoluzione, di evolversi rispetto all'evolversi dei nostri territori. Noi dobbiamo ragionarla così, noi dobbiamo prenderla da questo punto di vista.
poi mi interessa poco se si fa una speculazione politica, non mi interessa proprio. Io so solo che abbiamo chiesto la CGIL, la FLAI, abbiamo chiesto al presidente Emiliano con un documento formale di rispondere alle nostre esigenze, che sono le esigenze di dare dignità a tanti uomini e a tante donne. Le abbiamo scritte, c'è bisogno di accoglienza e gli abbiamo detto pure come si fa. Ma come si fa a vivere in quelle capanne, in quei tucuri? Come si fa? Come possiamo pensare che siccome c'è un bisogno di tanti uomini e tante donne di poter dare risposte ai propri cari in altri luoghi del mondo, più sfortunati di questi, perché più sfruttati di questi, diciamo già pure tutta, poi dobbiamo accontentarci del fatto che quella è l'unica posizione possibile? No, noi abbiamo detto che c'è bisogno di creare una rete dell'accoglienza decente, dignitosa, una rete dell'accoglienza che possa iniziare a ragionare con le comunità, con le istituzioni anche locali, per provare a individuare risposte concrete. La prima risposta concreta potrebbe essere quella di applicare i contratti, per esempio, perché se applicassero i contratti, questi uomini, questi lavoratori avrebbero la possibilità di pagarsi un canone di locazione, di mangiare dignitosamente, di dormire dignitosamente, di dare risposte ai propri figli in maniera dignitosa e non di sottoporsi a quella condizione di vergogna. Attiene a noi. Io ringrazio Coldiretti per la sua presenza qui. Non è una presenza comoda, immagino, questa sera qui. Però c'è un'interlocuzione importante con una parte dell'impresa. Una parte dell'impresa che vuole ragionare in termini di legalità, che vuole ragionare in termini di diritti, che vuole ragionare in termini di responsabilità sociale che le imprese hanno insieme a noi. Iniziamo a fare i contratti, quelli che ci attengono, quelli provinciali, quelli regionali, iniziamo a scrivere le regole possibili, iniziamo a condividere i progetti, i nostri sono progetti aperti, progetti che vogliamo condividere con le comunità, che vogliamo condividere con le controparti, perché sappiamo che da soli non si salva nessuno, neppure la CGIL. Poi noi le battaglie le facciamo tutte, fino in fondo, ma io penso che su questi progetti possiamo sfidare le istituzioni. Al di là del fatto che ci sia, come dire, e chiudo, in due minuti devo chiudere, che ci sia, diciamo, la strumentalizzazione politica, al netto di quello che abbiamo chiesto Michele Emiliano di rispondere in quanto regione alle nostre tre proposte, accoglienza, l'abbiamo scritto, trasporti, il 21 abbiamo un incontro con l'assessorato dei trasporti, CGL e CISL e UIL, abbiamo detto che il trasporto deve essere un trasporto pubblico, abbiamo detto dove si trovano i soldi, abbiamo detto che secondo noi come si fa, e al di là delle dichiarazioni, poi quelle dichiarazioni nelle quali, importanti, registrate peraltro, che ci dicono che condividono il nostro protocollo, ora quelle dichiarazioni devono diventare fatti. Significa che il sistema del trasporto pubblico devono diventare fatti, quel sistema del trasporto pubblico deve essere organizzato dal sistema della filiera pubblica. E poi bisogna incentivare gli uffici per l'impiego, creare le liste di prenotazione, togliere dalle mani dei caporali e dei datori di lavoro quelli che sfruttano la manodopera e che non sono tutti, ma sono tanti. Tanti che addirittura si sono, come dire, lanciati addirittura nel dire che bisogna difendere i caporali, l'hanno scritto sui giornali, l'hanno pure certificato, siamo arrivati all'assurdo, al paradosso ormai, altro che prima pagina del New York Times, altro che prima pagina del New York Times. È ormai scontato, acclarato che lì c'è sfruttamento, c'è connivenza con la criminalità, c'è un'operazione che ovviamente mira a sfruttare le persone più povere, però si può addirittura arrivare a dire che l'hanno difeso il caporale perché è uno strumento che crea l'intermediazione di lavoro e aiuta le aziende. Ecco, con quelle aziende noi non ci sediamo, ma con le aziende che vogliono discutere con noi, io penso che dobbiamo discutere invece di un sistema pubblico che si deve riaccreditare, rimpadronire di quel ruolo pubblico di intermediazione tra imprese e lavoro e costruire le condizioni migliori del lavoro. Io penso che su questo noi possiamo avere delle sfide, possiamo fare delle cose. Io sono convinto che troveremo le aziende, troveremo le istituzioni capaci di dare risposte. Noi dobbiamo dare concretezza alle nostre azioni. Non stiamo facendo una scampagnata, non ci siamo divertiti a venire qui da Lecce, da Santa Maria di Leuca probabilmente, o da Taranto, perché qui oggi c'è una bella giornata e socializziamo un problema. Noi siamo chiamati a portare a casa i risultati rispetto alle istanze, rispetto alle vertenze che noi abbiamo messo in campo. Poi figuriamoci. Ha ragione pure qui Emiliano, se vogliamo, c'è un problema di legge nazionale, c'è un problema di sistema dell'accoglienza del nostro paese, che è un sistema dell'accoglienza da terzo mondo che non ci possiamo più permettere e rispetto alla quale bisogna dare delle risposte serie.
Qui non c'è nessuno che viene a rubare il lavoro. Il punto non è rubare il lavoro, il punto è creare le condizioni dello sviluppo che possano consentire a tutti di vivere in una condizione di decenza e di dignità in un mondo come questo, in un paese con civile come il nostro. Questa è la sfida, e a questa sfida è chiamata la CGIL. Bene. Grazie Gesmuto anche per l'intervento appassionato. E allora, prima c'è Buba che dovrebbe, come dire, fare la sua sintesi, mi rendo conto che l'impegno comincia a diventare gravoso. Vai Buba, per i nostri amici che ci ascoltano. Ok, buongiorno a tutti. Ok, sto parlando in francese. Ti ha dato come l'ha detto? E dico, bon, le maniere là, le gens abitano ici, avec le maniere là, le gens sont, se comportano ici, ça là, ça les plaît pas. Deuxième, bon, ils ont écrit les papiers pour donner le président de Poulia, pour comment il va aider les gens. Bah, il n'est pas répond. Parce que lui, c'est un one pour lui. Il voit les gens, comment ils sont habités, comment les gens ils habitaient le Borgo Mazano. Poulia ici, c'est trop compliqué. Bon, c'est comme ça qu'il a parlé. Bon, lui, ça ne le plaît pas. Bon, on ne veut pas parler tout. Si on ne veut pas parler tout, là, on ne veut pas quitter ici. Bon, non seulement, bon, moi aussi, je vais répéter quelque chose dedans. Nous aussi, on va se comporter bien. Parce que si tu es venu dans un millier de gens, tu es obligé de voir si les gens marchent la gauche. Il faut marcher la gauche. Bon, comment? Parce que on prie les dieux et aussi n'a qu'à nous aider. Ok, bon, après, je remercie tout le monde. Bon, je vais expliquer dans anglais un peu aussi. Bon, tout le monde aussi va comprendre parce que ce n'est pas tous les Français francophones qui sont ici. Ok, sorry. I'm great everybody. You know, I want to speak to you. You want to understand the way the money talk. Talk because he living here, so only Puglia here, Italy here, the people, the immigrant, he live bad. Okay, before he write the paper for the president for Puglia, for help the people, but he not give the response. Et non, je veux des réponses. Bon, maybe he pray, he bring the réponse. Ok, second, me I want to talk something. You know, here, so you are come to this country, the black people, because me, it's all city, même me, Buba, I'm inside. You want to know how you want to talk, you want to know how you want to live with the people. You know, because, boy, you have some people, the way you believe in this country is no good. Because these people you want to help, thank you very much, everybody. Ok, adesso c'è una brevissima replica dell'assessore Frattarolo a proposito forse di quello che diceva Gesmundo. È chiamata in causa con la parola istituzioni, le istituzioni devono intervenire. Allora io vi racconto brevemente quello che ci accade ogni giorno, molto brevemente. Io vivo la colpa come assessore ai servizi sociali di dare alloggi e lavoro agli immigrati, perché ci sono dei cittadini di Manfredonia, italiani, quindi nati in Italia, perché anche loro, alcuni di loro saranno italiani, che mi vengono ad incolpare perché a loro diamo strutture migliori, perché a loro diamo gli alberghi, perché tutto quello che viene detto in televisione è sbagliato, e questo ci mette nelle condizioni terribili di non poter lavorare, perché non possiamo lavorare con i contributi straordinari, non possiamo ora lavorare con il RED, perché quasi quasi la regione sta intervenendo a favore di. Ecco, questo non deve passare, perché loro, come avete appena sottolineato, non vivono in alloggi adeguati o in alberghi, ma vivono in campagne che non sono assolutamente consone a uno stile di vita normale, non solo per un bambino ma per un ragazzo o per un adulto. Nelle nostre possibilità non siamo ancora in grado di intervenire per dare alloggi migliori ai lavoratori stranieri e spesso anche agli italiani, spesso anche ai manfredoniani. Quindi bisogna fare attenzione, è semplice dire c'è la soluzione, andiamo e restauriamo case, rendiamole dignitose, miglioriamo la situazione, ma io vi dico di più, io ho un terrore ancora più grande, che è quello di avere per ora in fila tanti italiani manfredoniani che desiderano un lavoro e che mi chiedono aiuto, ma poi se noi non diamo un'opportunità giusta a questi agricoltori di poter lavorare serenamente, di andare a prendere questi ragazzi con il sorriso, perché ad oggi vivono quasi la paura di
dare un lavoro e di avere controlli che sono giusti, ma che potrebbe metterli in maniera in situazioni negative. Io ho paura che queste persone, se non riusciamo a sistemare la situazione del caporalato, avrò anche la fila di questi stranieri che ad oggi sono qui e che noi dobbiamo, con i quali abbiamo preso l'impegno di dare un lavoro e di dare un alloggio. Quindi io veramente rispondo che sicuramente questa c'è collaborazione da parte nostra, però vi prego che ci sia una regolamentazione, che c'è stata, ma che ci sia una collaborazione che non finisca oggi con le nostre belle parole, ma che cominci ogni giorno quando noi ci svegliamo, e il problema è lì nelle campagne, ma è lì anche a Manfredonia. Grazie. Grazie. Vabbè, insomma, le repliche, ci sarebbero da fare anche delle controrepliche, perché purtroppo va detto anche che sì, la televisione dà anche delle notizie, ma non sono notizie, per carità, fuorvianti o sbagliate o peggio addirittura, insomma, che vadano nella direzione opposta rispetto a quello. Le notizie purtroppo sono quelle. È vero che possono essere fraintese, possono essere recepite in maniera diversa, però purtroppo l'informazione fa il suo dovere, anche quando purtroppo c'è una asimmetria del problema. Vabbè, insomma, non allarghiamo il campo a Salvini, altrimenti non ce la finiamo più. Noi invece piuttosto tocca adesso alle imprese affermare, come dire, un concetto che a questo punto mi sembra fondamentale, perché questa nuova legge, Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia, sì, è una legge che abbiamo detto è repressiva, una legge che forse ci voleva pure, però comunque è vero che ci sono tanti agricoltori che sono spaventati oggi in campagna. Voi che cosa gli state dicendo a queste persone? Come bisogna affrontarla questa campagna agricola? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io non lo sento come un obbligo quello di ringraziare Antonio, la FLAI e Antonio Gagliardi, la FLAI della Puglia, e Pino Gesmundo come CGL Puglia per questo invito. Gesmundo diceva: ti senti forse in una posizione scomoda. La nostra non è una posizione scomoda, credo sia doveroso dire, permettimi Pino, che sia una posizione di coerenza, perché noi abbiamo bisogno di una grande coerenza in questo paese, abbiamo bisogno di una grande coerenza dal punto di vista della rappresentanza e di chi esercita la rappresentanza. Credo che sia necessario non avere paura dei fantasmi. La domanda che mi facevi rispetto al fatto di se questa legge fa paura, se una legge fa paura è perché forse in qualche modo ci si sente colpevoli. Noi siamo contro lo sfruttamento delle persone, contro lo sfruttamento di tutti gli esseri umani in generale. Poi è evidente che su queste vicende, che sono strettamente legate alla capacità di avere in un paese delle norme chiare, prima dicevo alla RAI c'è un problema di applicazione della legge sul caporalato, c'è un problema da 15 anni di applicazione della legge sull'etichettatura obbligatoria. Noi abbiamo con la CGL affrontato insieme, e saluto Giuseppe De Leonardis che mi invitò all'epoca a parlare di TTIP, che poi è saltato grazie a Trump, non grazie ai nostri, così come oggi chiedo alla CGL un impegno fondamentale su quello che è il CETA, sull'accordo dell'Europa con il Canada, che anche lì è una grande vergogna, nel senso che 7 anni di trattative, 180.000 pagine liquidate dai parlamentari europei in 8 giorni, in 9 giorni lavorativi. A chiunque si chiede se si legge questa cosa, ti dicono che non l'hanno, se l'hanno letto o non l'hanno letto. Perché dico questo e perché collego le cose? Perché evidentemente noi in questo paese abbiamo bisogno di assumerci a volte delle grandi responsabilità. Non è corretto tirarsi indietro, lo dico in modo molto chiaro. Non è corretto partecipare alle chat per avere un po' più like rispetto ad altri, e questo lo chiedo in termini della rappresentanza. Quindi è evidente che se sono io qui questa sera è perché noi come Coldiretti non abbiamo cercato i like, ma abbiamo detto come stanno le cose, abbiamo detto che questa legge è una legge che non ci fa paura. È evidente che, come tutti sanno e come tutti quelli che hanno avuto la voglia di leggere gli atti parlamentari, è una legge che in alcune parti va monitorata, in alcune parti ha necessità di linee guida,
a oggi non è applicata perché siamo in attesa delle linee guida, ed è evidente che dentro le linee guida ci si attende il discrimine tra chi sfrutta e chi non sfrutta, tra chi ha un problema amministrativo e tra chi non ha un problema amministrativo. E quindi da questo punto di vista, a nostro avviso, la nostra presenza qui è strettamente legata al fatto di richiamare, come diceva Gesmundo, ha l'obbligo che abbiamo di chiudere, e ce lo dicevamo a Lecce un anno fa, però dico a noi, ce lo dicevamo a Lecce un anno fa, di chiudere i contratti, perché i contratti sono da un lato la cartina tornasole di una civiltà, perché è vero che il New York Times ci ha messo in prima pagina, ma è vero anche che noi oggi, non chiudendo i contratti nella maniera corretta come vanno chiusi, senza corsi in avanti, senza, e lo dicevamo con Antonio Giomeriggio e con Giuseppe, senza accontentare soltanto alcuni, perché come diceva l'assessore abbiamo bisogno di una dell'una e l'altra parte. L'una sono le grandi imprese, sono la media impresa agricola, l'impresa che ha fino a qualche decina di imprenditori, non migliaia di braccianti che svolgono attività diversa di commercio, che molto spesso sfruttano l'impresa agricola, e questo non l'abbiamo in questa realtà, ma l'abbiamo nell'altra realtà delle altre province. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo andare al rinnovo tempestivo dei contratti di lavoro, vista anche l'inizio della campagna che abbiamo, perché questo ci deve consentire di evitare di dare alibi a qualcuno per continuare a ondeggiare, e anche perché dobbiamo dimostrare di essere una regione coerente con i propri impegni anche da un punto di vista della rappresentanza sindacale. È evidente che non è un caso che l'Osservatorio per l'agromafia della nostra organizzazione, che ha come presidente Giancarlo Caselli, che è anche presidente onorario del vostro osservatorio, tra l'altro oggi ero a pranzo e avevo vicino a me un paio di colleghi sotto i 40 anni e gli dico di questa cosa, gli dico di Placido Rizzotto, e mi guardano per dire chi era Placido Rizzotto. Io un po' mi sono spaventato perché purtroppo perdiamo un po' la memoria delle cose, forse nessun nome è più collegato a questo tipo di realtà. Quindi è evidente che noi abbiamo però in questa norma, nella 199, nell'articolo 1, abbiamo alcune criticità. Devo dire che l'osservatorio ha ben esplorato la normativa producendo un documento nel quale in 6 o 7 pagine si evidenziano le contraddizioni. Siamo certi appunto che nelle linee guida troveremo le risposte. Da questo punto di vista credo che noi abbiamo bisogno di una, lo ribadisco, di una grande coerenza nell'impegno. Abbiamo bisogno di rispetto delle regole per tutti, abbiamo bisogno di una etica del lavoro, e soprattutto abbiamo bisogno insieme di colpire quello che è il caporalato bianco, perché noi abbiamo un caporalato che arriva da fuori, con prodotti che arrivano da fuori, di cui nessuno parla, e in assenza di etichettature chiare, in assenza di etichettatura etica, in assenza di un impegno sociale comune che non deve essere ad elastichetto, dico io, uso dire non deve essere ad elastichetto. L'impegno sociale c'è anche quando devi andare sul giornale e dire no a una manifestazione che danneggia, e non nascondersi e non negarsi e non negarsi. Per questo non mi sento lontano dal mio posto, Pino, per questo non mi sento lontano dal mio posto, perché non mi tiro indietro, perché non ci tiriamo indietro, però a voi chiediamo una spinta enorme, perché i parlamentari di questa regione capiscono che il CETA non va ratificato entro il 31 dicembre, e perché magari qualcuno che nell'ex governo, nel precedente governo, in qualche modo si era con la barra dritta rispetto alle etichettature, con la barra dritta rispetto all'etichettatura del latte. Lo sapete, noi abbiamo nel bilancio di questa regione fatto inserire un importo che fosse utile a maggiorare i controlli, no? E 15 giorni fa si scopre un caseificio che non aveva un litro di latte regionale, eppur produceva mozzarelle e mandava in giro prodotti col marchio regionale. Ecco, da questo punto di vista
quale etichettatura del latte a livello nazionale che è bloccata per una incomprensibile circolare che non viene emanata, il decreto a Bruxelles sul grano che non viene fatto, l'indecisione sulla questione del pomodoro da industria. Questo lo dobbiamo combattere insieme, per questo non mi sento fuori posto e per questo abbiamo sempre, come abbiamo fatto anche con Giuseppe, invitato voi ai nostri incontri, perché abbiamo bisogno di una coesione e di una coerenza nella rappresentanza, ciascuno per la propria parte. Grazie ancora. Grazie alla Coldiretti, grazie alle parole del direttore Angelo Corsetti, che è chiaramente sulla stessa lunghezza d'onda della CGIL e del lavoro pulito, legale. Noi siamo alle conclusioni di questo nostro incontro e tocca a Giuseppe Massafra, che è il segretario nazionale della FlaCGIL, un po' raccogliere tutti gli spunti venuti fuori da questa nostra manifestazione. Mi pare di capire che siamo già abbastanza caldi, come si diceva una volta, in vista di una stagione agricola che sta per cominciare. Ci sono tantissimi temi da affrontare e questo nostro incontro di stasera, come dire, rappresenta una premessa importante per avviare una riflessione che a questo punto richiede anche degli interventi in contemporanea, no? Ma io direi, noi non ci siamo mai raffreddati su questo tema e anche questa occasione la utilizziamo per testimoniare tutto l'impegno che la nostra organizzazione ci mette nell'affermazione della legalità come presupposto irrinunciabile per costruire un po' il futuro di questo paese. Ed è un impegno il nostro che mette al centro il valore del lavoro, lo rende motore di emancipazione, strumento di coesione, capace di fare un'operazione che è quella del superamento delle disuguaglianze che purtroppo, diciamo, temi del genere mettono in risalto. Ora, noi ci troviamo in un territorio che è costantemente bombardato da eventi che mettono in luce molte delle contraddizioni che in qualche modo attraversano il nostro paese e la struttura stessa della società. Nelle ultime settimane sono accadute delle cose importanti, dei fatti gravi. I due maliani, ce lo ricordava il presidente della regione, morti nel rogo del Granghetto, i colpi di arma da fuoco sparati contro due automezzi della polizia, la minaccia agli amministratori locali. Questi sono la dimostrazione di come noi siamo in questo momento, in questa fase, non a caso in presenza di una fortissima reazione da parte di chi si vede evidentemente minacciato nei propri interessi. Interessi che, dobbiamo continuare a dirlo, sono perseguiti nella logica criminale, appunto, di chi utilizza lo sfruttamento, la violenza, il ricatto nei confronti dei più deboli, più indifesi, di coloro che in qualche modo hanno più bisogno. Noi lo abbiamo detto, sempre sin dalla approvazione di questa legge. La legge sul caporalato risulta è un risultato importantissimo, un risultato che arriva dopo 30 anni che il mondo del lavoro ha condotto battaglie condotte dal mondo del lavoro con prezzi salatissimi, sacrifici umani. L'abbiamo definita, ce lo ricordava Antonio, una legge di civiltà. Paola, Abdullah, Arcangelo, Zaccaria, Johan, sono nomi che noi dobbiamo tenere ben scolpiti nella nostra memoria. Sono braccianti italiani e stranieri, accomunati da un unico destino, quello di aver pagato con la propria vita gli sforzi in un settore, in un ambito lavorativo in cui i ritmi sono stati insostenibili e molto spesso per 3 euro all'ora. Ecco, queste sono le ultime vittime del caporalato, ma i loro nomi si affiancano a quelli di tanti altri lavoratori di cui conosciamo le generalità. Ma ci sono tantissime altre vittime di cui non conosciamo il nome, desaparecidos del lavoro in campagna, di cui non abbiamo avuto più notizie. Ecco, il nostro quotidiano impegno è rivolto a tutte le vittime del lavoro
del caporalato, quelle di cui conosciamo il nome, la storia, appunto le generalità, ma anche quelle di cui non sappiamo nulla. Sono a loro e alle loro famiglie che noi dobbiamo il nostro impegno, ma noi non possiamo fermarci qua. Noi ora dobbiamo insistere per contrastare quella reazione violenta di chi prova a conservare la propria egemonia. E quindi, come si diceva prima, come veniva richiamato, la legge deve trovare applicazione concreta perché abbia effetto nella sua missione di garantire verità nella lettura del fenomeno dello sfruttamento e perché svolga la sua funzione di garantire un processo serio, sano, di responsabilizzazione dentro un sistema che per troppo tempo è stato alimentato dal malaffare. La rete del caporalato qui in Puglia, in maniera estesa, ma non solo qui in Puglia e non solo nel sud Italia, ha rappresentato per tanto tempo la più efficace forma di intermediazione di manodopera in agricoltura. Ci sono molti dati che noi abbiamo prodotto in questi anni, molti sono contenuti in un rapporto che la FLAI CGL ha realizzato e che ci dicono delle cose molto semplici. Uno, che il caporalato e il caporale in qualche modo resta l'unico capace di offrire un mezzo di trasporto efficace per raggiungere le campagne, spesso internate e quindi difficilmente raggiungibili dal sistema pubblico, dai mezzi pubblici. Ci dice che prospera perché il caporale è colui che in qualche modo ha carta bianca per definire anche le condizioni di ingaggio per conto delle aziende e delle imprese agricole, e prospera perché agisce appunto sulla leva del bisogno. Più crescono i bisogni, più aumentano le condizioni di sfruttamento. La legge 199 va fatta vivere. E per far questo serve concretezza. Pino le richiamava le nostre proposte, serve progettualità anche per riuscire a utilizzare in maniera precisa le somme messe a disposizione dal PON della legalità, per esempio, dal FESR, dal Fondo Sociale Europeo, e che sono somme che possono essere utilizzate proprio per garantire un sistema efficace di trasporto pubblico, un collocamento affidato ai servizi pubblici, che siano capaci di garantire soluzioni abitative dignitose e ogni forma di assistenza per i lavoratori migranti, e in questo senso la Regione può fare molto. Poche settimane fa noi abbiamo accolto con favore, guardato con favore alla rimozione del ghetto di Rignano, che come veniva ricordato rappresentava un po' il simbolo del degrado e dell'annullamento della dignità, perché in quel posto le condizioni di dignità sono state calpestate tutti i giorni. Ma accanto al ghetto di Rignano c'è un arcipelago di ghetti, uno l'abbiamo visto prima di cominciare, quello che adesso è diventato il primo ghetto d'Europa, quello di Rignano era il primo ghetto, l'abbiamo chiuso, ma ne abbiamo un altro primato, quello di Borgo Mezzanone. E questo dobbiamo tenere presente, che la proliferazione dei ghetti in Puglia, così come altrove, rappresentano di fatto la punta di un iceberg, rappresentano la conseguenza, non la causa, di un sistema che persiste in questa logica perversa. E i due maliani morti, proprio mentre si completavano le operazioni di sgombero di quel ghetto, ci dicono una cosa molto, molto semplice, che c'è una difficoltà ad abbandonare quei luoghi, perché in quei luoghi ci sono le occasioni per trovare lavoro, e dunque spostarsi da quei luoghi significa perdere la possibilità di quel lavoro. Questo ci dice come la nostra battaglia per debellare lo sfruttamento in agricoltura, per contrastare il fenomeno del caporalato, è ancora lunga. Noi possiamo dire che la legge 199 rappresenta la punta avanzata di un percorso, ma perché affronta dal punto di vista giuridico il tema del caporalato, collocandolo nella dimensione in cui va collocato, e cioè considerandolo un fenomeno criminale. Possiamo dire che quindi un pezzo della battaglia, quella dal punto di vista culturale, l'abbiamo vinta, almeno per
quanto riguarda, diciamo, l'azione istituzionale. Prima che venisse approvata la legge noi assistevamo ancora a un fenomeno che era quello di negare il caporalato come fenomeno. Ce lo dicevano i sindaci, ce lo dicevano gli assessori, ce lo dicevano le associazioni di categoria. Oggi è difficile sentir dire che il fenomeno del caporalato non esiste, ma il rischio è che si continui a sbattere contro un muro di gomma. Ed è quello, per esempio, tenuto insieme da tutte quelle associazioni di produttori che continuano a dire che le misure contenute nella 199 sono delle misure persecutorie, troppo repressive. E non si tiene invece in considerazione un aspetto fondamentale, invece sono stato molto contento di sentirlo da parte di Corsetti, della Coldiretti, rispetto ad alcune affermazioni che ha fatto, e cioè quella che quella legge traccia un percorso che può far uscire dalla morsa della illegalità. Questa legge, insomma, se applicata correttamente, tutela le imprese sane, oneste, quelle che intendono operare nella legalità. Per questo, rivolgendoci a tutte quelle associazioni che continuano a difendere un sistema criminale, come è accaduto a Bari qualche giorno fa, voglio dirlo, un'ironia della sorte, due giorni dopo che sono stati effettuati arresti per l'inchiesta partita in seguito alla morte della nostra Paola Clemente, noi diciamo che non è attraverso lo sfruttamento della manodopera, non è con il sangue, con il sacrificio dei più deboli, non è calpestando la dignità delle persone che ci si rende competitivi nel mercato. Diversamente, nella capacità di costruire dal basso una rete virtuosa che ponga attenzione non solo alla qualità del prodotto, ma anche e soprattutto al rispetto dei diritti di chi lavora, che si costruiscono le condizioni per capovolgere un sistema che altrimenti lascia alle logiche speculative del mercato l'organizzazione della intera filiera. Ecco perché partecipiamo con convinzione alla campagna Coltiviamo i diritti, di cui parlava anche il compagno dell'ARCI. Ed è proprio guardando alla filiera che noi siamo consapevoli che la battaglia contro il caporalato è ancora molto lunga. Una filiera la cui struttura, raccolta, trasformazione, distribuzione in larga parte controllata dall'industria della trasformazione e della grande distribuzione organizzata, che determinano a monte un abbassamento dei costi. Le aziende di trasformazione continuano ad acquistare senza il vincolo di dichiarare la provenienza di larga parte dei prodotti, e alla grande distribuzione resta l'ultima parola rispetto all'imposizione dei prezzi. Veniva in un rapporto recente calcolato che la produzione ammonta, che il costo della produzione ammonta a circa il 10% del prezzo di vendita. Il restante 90% è diviso fra la grande distribuzione e le aziende di trasformazione. Di quel 10% solo poco più dello 0,1% va ai braccianti, pagati generalmente a cottimo e senza il rispetto del vincolo contrattuale. Ecco, questo sistema impone due riflessioni che devono diventare materia su cui agire tutti: associazioni datoriali, sindacali, associazioni dei consumatori, istituzioni. La prima insiste sul versante culturale ed è quella di rendere strutturale, diffusa la consapevolezza, a partire dall'opinione pubblica, che non basta la bontà del prodotto per definirne la qualità, se poi il processo produttivo che c'è dentro non è trasparente, legale e rispettoso delle persone che l'hanno lavorato. La seconda agisce sul versante economico e costituisce una premessa fondamentale. Al lavoro va riconosciuta dignità attraverso l'applicazione dei contratti. Questo presuppone una grande assunzione di responsabilità da parte delle aziende agricole, decidendo di abbandonare la via bassa dello sviluppo, della competitività, per entrare a far parte di quella rete virtuosa del lavoro agricolo di qualità. Ma guardate, la battaglia per lo sfruttamento non può che svolgersi anche sotto un altro versante.
Lo si diceva prima, lo diceva anche il Presidente della Regione nell'intervista che ci ha rilasciato. Con i prodotti della terra si possono fare molti soldi e questo lo sa bene la criminalità organizzata, che sposta un volume di affari che, da quanto emerge dall'osservatorio Placido Rizzotto, non a caso, va dai 14 ai 17 miliardi di euro in Italia. Questo volume di affari è riscontrabile proprio nel controllo di gran parte della filiera, a monte, in particolare nelle grandi centrali di acquisto, e in larghissima parte nella gestione del mercato del lavoro a valle, attraverso appunto quei meccanismi di ingaggio che sono affidati al caporale. E anche qui maggiore il bisogno, maggiori le condizioni di sfruttamento. La tratta degli esseri umani è il terzo business per ordine di grandezza. L'importanza di questo settore, diciamo, di questo mercato, di questo business segue solo quello, diciamo, del traffico di droghe e delle armi. Stiamo parlando di circa 2,5 milioni di persone che sono vittime del traffico di esseri umani. Ecco, la gestione del flusso dei migranti e la criminalità organizzata sono in un rapporto indissolubile, legati perché esiste un'offerta di lavoro illegale, lavoro gestito appunto dalla criminalità, ed esiste una platea di cittadini non regolari, i migranti, che sono obbligati ad accettare quel lavoro pur di sopravvivere. Immigrazione e criminalità si trovano quindi a vivere uno stretto contatto nel momento in cui lo Stato lascia che la gestione dei migranti sia nelle mani delle uniche organizzazioni capaci di occuparsene, cioè la criminalità. Per questo ieri eravamo insieme alle altre organizzazioni sindacali e a un cartello numeroso di associazioni religiose e laiche in presidio presso Piazza Montecitorio mentre si discuteva, anzi direi meglio mentre non si discuteva, perché è stata messa la fiducia ai decreti Minniti-Orlando, per dire che la filosofia di quei decreti è profondamente sbagliata, perché affronta il tema dell'immigrazione con quella visione securitaria, spesso demagogica, decisamente restrittiva nei confronti di chi deve essere accolto, piuttosto che invece occuparsi e affrontare il tema dell'integrazione. Nel nostro paese non esiste una politica sulla immigrazione, ma una carrellata di provvedimenti che da più di 20 anni danno risposte sbagliate. Questo approccio purtroppo continua a perpetrarsi anche con un governo del quale immaginavamo la direzione fosse diversa, ci fosse in qualche modo un'inversione di tendenza rispetto alle logiche della Bossi-Fini, a cominciare dal reato di clandestinità. È impensabile che una persona possa trovare un trattamento così penalizzante come quello previsto nei decreti Minniti-Orlando. E questo vale per tutte quelle persone che nel nostro paese risiedono da tanto tempo, che hanno un lavoro ma che poi per causa della crisi lo perdono e si ritrovano ad essere clandestini, e vale ancora di più per tutte quelle persone che stanno scappando da una situazione di difficoltà, che sia di guerra o che sia di fame, non importa, e che di fronte alle nuove misure imposte vede allontanarsi irrimediabilmente la speranza di essere riconosciuto cittadino. Sono sempre i più deboli. In questo senso legalità e sicurezza si tengono insieme, perché nel momento in cui i lavoratori in difficoltà non riescono ad avere un permesso di soggiorno, a integrarsi, finiscono per ingrossare le maglie della criminalità, che dal canto suo ha un interesse specifico a utilizzare lavoro povero e costantemente sotto ricatto. E poi bisogna dirlo, in questo territorio esiste una mafia potente, una mafia violenta, ramificata, una mafia che va giudicata tale, che non è, anche quando veniva raccontata come criminalità comune. Questa è una consapevolezza che ci deve riguardare, perché solo riconoscendo il fenomeno mafioso noi possiamo pensare di costruire quegli anticorpi necessari per contrastarlo. Il sindacato, insieme agli altri soggetti e alle realtà associative
all'antimafia sociale può fare molto, può stimolare partecipazione, coinvolgimento. Solo poche settimane fa noi eravamo al Senato a chiedere che venisse applicato uno strumento importantissimo, fermo lì da troppo tempo, il codice antimafia. È uno strumento che ci serve per dire delle cose importanti, che bisogna riattivare il lavoro nelle aziende sottratte alle organizzazioni criminali, che per esempio potrebbero diventare i luoghi dell'accoglienza per le popolazioni migranti. È uno strumento che ci serve per dire che bisogna aiutare quegli amministratori locali che decidono di operare nella legalità e che però spesso rimangono isolati. Ecco, noi sindacato da questo punto di vista, noi continuiamo a dire che lo sfruttamento del lavoro è la ragione principale del potere alle mafie. Ma allora dobbiamo fare una cosa, dobbiamo unire le forze, rendere protagonista il lavoro. D'altra parte il lavoro, la qualità del lavoro è una questione centrale e quindi la sua assenza, la sua mortificazione, il suo svilimento sono spesso tra le cause che sviluppa illegalità e nell'agricoltura, con il fenomeno del caporalato questo è evidente. Noi ci sentiamo sempre impegnati e ancora di più oggi a ristabilire il valore, il giusto valore sociale al lavoro, convinti che per migliorare la condizione di ciascuno occorre innanzitutto partire dalla dignità che il lavoro può garantire. E per questo noi siamo impegnati a costruire un progetto politico, un'identità collettiva che sappia introdurre quegli anticorpi nella società capaci di arginare i fenomeni distorsivi prodotti dalle mafie, ma non solo, che sappia anche capovolgere quell'idea che sia il mercato, che siano le logiche del profitto a dettar legge e imporre le proprie regole. Affermare invece che mettere al centro le persone, partire dalla loro condizione, dalla loro dignità, significhi superare ogni forma di disuguaglianza, costruire una società più giusta, una società che non faccia più distinzione fra italiani e stranieri, ma che metta al centro le persone. Ecco, noi insistiamo in questo senso, proviamo a stipulare un dibattito nel paese, territorio per territorio, sui temi della legalità, appunto, della difesa della dignità, del valore del lavoro, affermando un principio, cioè che se si abbassano i diritti delle persone, se si continua a lavorare tenendo bassi i diritti delle persone, è difficile che si affermi una cultura della legalità, è più difficile praticare ogni forma di contrasto alla criminalità. Nello stesso tempo è impossibile garantire un futuro a questo paese. Noi che a questa condizione non ci rassegniamo, non ci rassegneremo mai, diciamo che la legalità, i diritti, il lavoro appunto sono e continueranno ad essere quell'ossessione positiva della quale non ci libereremo mai. Grazie. Benissimo, grazie, siamo in chiusura. Buba per i nostri amici, chiudiamo con lui. Bonsoir tout le monde. Maintenant, je pensais le temps là, c'est fini. Bon, on dit merci tout le monde. Je pensais vous aussi là, vous en compris aussi là. On va commencer, terminer comme ça. Parce que tellement il fait nuit. Ok, thank you very much. I'm think the time is finished now. It's everybody, thank you very much. It's good. Thank you very much a tutti voi. Grazie e buonasera. Thank you.